Buongiorno a tutti. È uscito questo decreto 139 che oltre a, diciamo, dirci che i privilegiati col Green Pass, col marchio verde, possono andare nei musei, possono andare in discoteca dove possono addirittura ballare ma senza la mascherina, ma devono bere con la mascherina, dice anche altre cose più preoccupanti. In questo video affrontiamo le novità di questo decreto e poi alla fine facciamo un riassunto di un po' tutto quello che abbiamo detto nei video precedenti, perché io mi rendo conto che ci sono tantissime domande che ci state facendo, che sono state dette abbondantemente, ma alcune cose da fare ora per il 15 non sono state ancora comprese. Come al solito, siamo qui con l'avvocato Fusillo dell'Associazione Movimento Libertario. Buongiorno, avvocato. Buongiorno a tutti. Il Allora, cosa si nasconde in questo decreto? decreto legge 139 è il solito potpourri al quale ci siamo abituati con i provvedimenti governativi. Ricordiamoci che la Costituzione diceva a proposito dei decreti legge cose sagge, cioè diceva solo straordinariamente il governo può adottare delle norme con efficacia di legge che entrano in vigore immediatamente. E non lo può fare se non in caso di straordinaria necessità e urgenza. Adesso in questo decreto legge di straordinario e di urgente non c'è veramente nulla. Ci sono norme le più varie, dalla tutela sacrosanta, per carità, della minoranza linguistica slovena a Trieste, all'incremento del personale della Cassazione per l'ufficio centrale dei referendum, il che, tra parentesi, la dice lunga sul fatto che il referendum, come ho sempre sostenuto, è un trucco, e non è sicuramente una cosa che ci porterà all'abrogazione di queste norme. Ci sono disposizioni sulla privacy, disposizioni sui musei, eccetera, eccetera. Non c'è nulla di urgente in questo decreto, salvo il solito aggiramento delle competenze parlamentari, che il Parlamento ormai è asservito agli interessi del governo. Quindi, che cosa c'è che riguarda noi e la nostra battaglia? Mi pare due cose. Una è che riguarda i datori di lavoro e che ho capito leggendo il decreto, e un'altra che riguarda la privacy che ho provato a leggere e io non ho capito assolutamente nulla, giusto? Cominciamo dalla prima per i datori di lavoro. Per quanto riguarda l'obbligo di marchio verde sul luogo di lavoro, del quale abbiamo parlato già varie volte, ricordiamoci che l'Italia è l'unico paese del mondo che subordina il diritto fondamentale al lavoro, al possesso di questo lasciapassare, di questo documento totalitario. La novità è che evidentemente, probabilmente anche per i nostri video, i video di tanti altri colleghi che hanno commentato lo scempio che è stato introdotto col decreto legge 127, si sono resi conto che l'organizzazione di questa cosa per i datori di lavoro è pressoché impossibile, perché sostanzialmente giorno per giorno non si sa chi dei lavoratori arriverà effettivamente per svolgere la sua prestazione lavorativa. Quindi hanno introdotto una norma che impone ai lavoratori di rispondere al datore di lavoro che gli chieda informazioni sul fatto se siano muniti o no del marchio verde. È una norma, lo commentavo già ieri nel breve video che abbiamo pubblicato, evidentemente assurda e inapplicabile pure questa, per le stesse modalità con cui è concepito il marchio verde, perché ad eccezione dei vaccinati o dei guariti che hanno un Green Pass di lunga durata e quindi potrebbero ipoteticamente dire al datore di lavoro: sì, ho il Green Pass e posso entrare a tempo non indeterminato, ma comunque per i prossimi 3, 6 mesi, 9 mesi, quelli che sono a seconda delle date da cui parte il rilascio di questo certificato. Tutti quelli che devono fare il tampone non lo sanno se ce l'hanno oppure no, anche perché il tampone potrebbe uscire positivo e quindi non possono andare al lavoro e si dovrebbero mettere in quarantena. Oltretutto, c'è un'invasione nei dati personali sanitari dei dipendenti che il datore di lavoro non può fare, perché il datore di lavoro non può chiedere informazioni sanitarie ai dipendenti e non può nemmeno conoscerle o conservarle.
Comunque, il discorso è che non conviene ai lavoratori, come dicevo ieri, non rispondere a questo tipo di comunicazioni perché potrebbero esporsi a dei provvedimenti disciplinari. Quindi, come dicevo ieri, delle due l'una. Una è dire semplicemente le cose come stanno, cioè dire io non ho il Green Pass e non lo voglio nemmeno avere, ed è, ricordiamoci, la forma di sciopero più efficace, come sottolineava ieri, credo, l'avvocato Marco Mori a Canale Italia, cioè mentre nei servizi pubblici essenziali scioperare è un po' complicato perché bisogna fare delle comunicazioni, perché bisogna garantire in ogni caso una certa presenza, tutti quelli che non hanno il Green Pass legittimamente non vanno a lavorare, perché lo prevede la norma e quindi è il mezzo per mettere in difficoltà in ogni caso società che gestiscono servizi pubblici essenziali come i trasporti, per esempio la stessa sanità e così via. L'alternativa è utilizzare la lettera evidentemente polemica che ho pubblicato io ieri e che dice sostanzialmente farò tutto il possibile per essere sul luogo di lavoro, ma non ti posso dire nulla, primo perché non hai diritto a sapere alcunché sul mio stato sanitario e secondo perché, come sottolineavo all'inizio, che ne so se il Green Pass ce l'avrò oppure no, dipende, magari il tampone è positivo, magari è negativo, io lo so giorno per giorno e la colpa di chi è del governo che ha previsto queste cadenze stringenti per l'effettuazione del tampone, per cui non è possibile fare proprio per definizione un programma a lunga scadenza. E in fondo il governo chiede di autocertificare il proprio stato di salute, che è una cosa che è vietata dalla legge, fra l'altro, praticamente, no? Assolutamente, l'autocertificazione non può mai estendersi allo stato di salute, questa è una cosa che già conosciamo dalle autocertificazioni del lockdown, che prevedevano appunto di autocertificare sostanzialmente di non avere il Covid, il che è impossibile perché le certificazioni mediche le possono fare, come dice l'espressione stessa, solo i medici. Quindi, riassumendo, o si risponde, mi dispiace ma io non sono in grado di dirtelo perché non so se avrò il Green Pass o meno, oppure si risponde con la lettera che abbiamo messo a disposizione, che troverete anche linkata qui sotto nella descrizione del video su YouTube, questa lettera che dice che una cosa del genere non si può chiedere. Queste sono le due scelte che uno può fare, giusto? Esattamente così. Ora, invece, la parte, diciamo, più incomprensibile del decreto, quella sulla privacy, che cosa dice e che ci riguarda direttamente? Facciamo una piccola premessa. Noi parliamo spesso di norme sulla privacy, il regolamento comunitario, la legge italiana, eccetera, eccetera. Il diritto alla privacy, alla riservatezza dei propri dati personali, è consacrato in due convenzioni internazionali, come sappiamo e come abbiamo detto tante volte, sono al di sopra delle leggi nazionali e sono alla pari con la nostra Costituzione. E sono la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU e la Convenzione Europea dei Diritti Umani. In tutte e due queste norme è sostanzialmente vietato sempre il trattamento dei dati personali privati dell'interessato, a meno che non ci sia un consenso, perché il diritto alla privacy è assoluto. Quindi cominciamo col dire che tutta la normativa della privacy, nella parte in cui consente il trattamento sostanzialmente forzoso dei dati personali, quindi il trattamento da parte di enti pubblici, da parte di istituzioni pubbliche che volenti o nolenti trattano i nostri dati personali, è illegale, illegittimo. Quindi questa è la premessa. A fronte di questa situazione di illegalità già in partenza, il decreto legge peggiora di molto la situazione. Per dirla in termini più semplici, se io comunico i miei dati personali riservati a un ente pubblico o a una di queste società a controllo pubblico, queste società sono autorizzate a tenere e trattare i miei dati personali e perché lo fanno se lo dicono da soli. Questo è il succo del testo del decreto.
Peggio perché in questi mesi abbiamo visto che l'unico organo costituzionale che a volte ha alzato la testa a fronte della dittatura sanitaria nella quale viviamo e ha detto al governo o alle regioni, fermi tutti, state andando oltre per quanto riguarda il diritto fondamentale alla riservatezza dei dati, è stato il garante della privacy cosiddetto. Ebbene, il decreto sostanzialmente toglie i poteri al garante della privacy per quanto riguarda l'intervento in materia di trattamento dei dati da parte degli enti pubblici e di queste società pubbliche. Ciò significa che i nostri dati sono alla mercé del governo, alla mercé dello Stato italiano, che può farne ciò che vuole, e il motivo per cui fa ciò che vuole dei nostri dati personali se lo dice da solo, cioè dice li voglio trattare perché li voglio trattare, perché mi va, perché secondo me è necessario per la sicurezza pubblica, perché mi serve per evitare problemi derivanti dalla pandemia. Questa cosa va letta in connessione con il Green Pass. Il Green Pass è una colossale schedatura di tutti i cittadini italiani, per questo è importante non farlo mai, qualunque sia la ragione sottostante all'esigenza di farlo. Tutti i dati che derivano dal Green Pass, per esempio i dati su chi è vaccinato o chi no, chi ha fatto il tampone, dove l'ha fatto, quante volte l'ha fatto, sono a questo punto, con questo nuovo decreto legge, proprietà del governo. Attraverso chi? Attraverso il Ministero della Salute, il Ministero delle Finanze, che gestisce il sistema Green Pass, e la Sogei SPA, che è proprio una di quelle società apparentemente private ma a controllo pubblico, che gestiscono il sistema del Green Pass, così come gestiscono il sistema tessera sanitaria. Questi soggetti faranno con i dati sanitari che vengono dal possesso del Green Pass il bello e il cattivo tempo. Questo c'è scritto nel decreto legge. Avvocato, ma quindi noi che siamo tutti corsi a, diciamo, oscurare il fascicolo sanitario, no? Come abbiamo consigliato nelle settimane passate, questo decreto la scavalca questa cosa? Loro potranno ora consultarlo liberamente, fregandosene bellamente di tutto ciò? Rischiamo di arrivare a questo, sì, non hanno toccato le norme sull'oscuramento del fascicolo sanitario elettronico, però resta il fatto che qualunque istituzione sanitaria pubblica, quindi ospedali, gli stessi medici di base, acquisisca delle informazioni sanitarie che ci riguardano, oscurato o no che sia il fascicolo sanitario, gli enti pubblici possono utilizzare questi dati. Quindi a maggior ragione la raccomandazione per chiunque possa che faccio è non andare negli ospedali pubblici, organizzarsi con medici privati, ce ne sono tantissimi che sono fuori da questo sistema pubblico, non fare il Green Pass perché è una schedatura dei cittadini, e questo è un passaggio cruciale, questo del decreto 139, nell'ottica del consolidamento di un sistema dittatoriale molto più forte di quello che noi conosciamo, perché qui parliamo della schedatura e del controllo totale di tutti i cittadini. Questo è lo scopo delle norme che sono state adottate, che sono, se si vuole, addirittura peggio del Green Pass, perché mentre il Green Pass, almeno in teoria, si dice è provvisorio e poi vedremo quando finisce lo stato di emergenza lo toglieremo, queste sono norme destinate a rimanere, cioè saremo schedati in eterno da parte di questi criminali. Chiaramente sì, sono tutti tasselli che si mettono insieme e ci disegnano, diciamo, un po' quello che è il loro progetto di futuro e che non è molto piacevole. Allora, avvocato, faccio uno scenario inquietante. A breve, con l'entrata in vigore di queste norme, tutti i nostri dati sanitari saranno conoscibili da parte di istituzioni pubbliche. Esce una nuova pandemia, un nuovo virus. A questo punto, chiunque
per esempio, chiami il medico di base per dire ho questi sintomi, temo di avere il nuovo virus che sarà stato lanciato dall'OMS o da altre istituzioni di questo genere, il governo potrebbe utilizzare questi dati per dire sei molto contagioso, ti isolo a casa tua oppure in una struttura dove ti voglio isolare perché così sono sicuro che tu non puoi nuocere agli altri. Siamo sicuri che questo, a parte la follia di tutto ciò, perché già così sarebbe folle, siamo sicuri che questo venga utilizzato solo per isolare i malati e non per isolare quelli che magari danno fastidio, che sono contrari al regime? Noi con questa norma non è che stiamo scivolando verso una nuova dittatura, abbiamo consolidato definitivamente la nuova dittatura del controllo globale del governo sui cittadini. Ecco, dopo queste notizie rassicuranti farei un po' il riassunto di quello che abbiamo detto di fare dal 15 in poi, visto che nei commenti ai video precedenti ci fate tante domande di cose che abbiamo già detto nei video, però mi rendo conto che alcune cose potrebbero essersi perse. Quindi io adesso, avvocato, mi sono fatto degli appunti che andrò a leggere velocemente per riassumere e poi se il caso le faccio qualche domanda o se vuole lei intervenga per aggiungere qualcosa. Quindi, allora, primo punto, le forze dell'ordine che controllano. Le forze dell'ordine non possono entrare a controllare in nessun luogo che non è aperto al pubblico, cioè negli uffici o nei laboratori, nei luoghi che non sono aperti al pubblico, loro non possono entrare, si devono fermare sulla soglia perché non hanno un mandato del giudice per entrare. Possono entrare nei luoghi aperti al pubblico, che sarebbero i bar, i ristoranti, le palestre, i negozi, però in questi luoghi non possono chiedervi il Green Pass, possono chiedere al titolare: ma lei chiede il Green Pass? Ma lei ha detto a una persona di chiedere il Green Pass? Ha delegato una persona? Questo lo possono chiedere? E voi gli direte di sì, ovviamente. Non possono chiedere il Green Pass alle persone, né al titolare né alle persone che lavorano lì. Magari loro credono di poterlo fare perché loro gli dicono che possono farlo, ma in realtà non possono. Se insistono che avete il dovere di mostrarglielo, voi gli dite no, io non ve lo mostro perché non avete questo diritto, loro vi faranno una multa che sarà molto facile annullare. Detto ciò, le ditte individuali, cioè dove c'è una sola persona, il decreto prevede che sia il datore di lavoro a controllare i lavoratori, quindi se c'è una sola persona che è il datore di lavoro, non controlla il Green Pass a nessuno, men che meno a se stesso. Non è previsto che il datore di lavoro controlli il Green Pass a se stesso, perché come abbiamo detto si dovrebbe poi comprare due telefonini per farlo, quindi non è così, ok? E nelle aziende dalle 2 alle 14 persone, quindi nelle aziende piccole, la eventuale sospensione avviene dopo 5 volte consecutive che si è stati trovati senza Green Pass ed è facoltativa. Ora ci chiedono, avvocato, in molti, ma se questa sospensione è facoltativa e io come datore di lavoro decido di non esercitare questa facoltà, quindi non sospendo le persone, potrei teoricamente essere multato, a parte che è quasi impossibile perché non possono controllare, ma potrei teoricamente essere multato? No, non posso essere multato, quantomeno stando al testo della legge. Poi, come sappiamo, il singolo poliziotto, il singolo appartenente alle forze dell'ordine può fare le cose più assurde perché la normativa è poco comprensibile, però stando al testo della legge non posso essere multato perché la norma dice chiaramente che il datore di lavoro può sospendere il dipendente. Se la parola può è indicativa nel linguaggio giuridico di quella che si chiama una facoltà, cioè una cosa che si può fare ma si può anche non fare senza che all'inazione conseguano delle conseguenze. Quindi, ma d'altro canto è talmente ovvio, se io ho un'azienda con 3 dipendenti e 2 non hanno il Green Pass, che faccio? Li sospendo e chiudo l'azienda? Non è possibile. Quindi evidentemente non... Persino il legislatore italiano, che è
folle e criminale, come sappiamo, si deve essere reso conto che sarebbe stata una norma completamente inapplicabile, quella della sospensione obbligatoria dei dipendenti in piccole aziende. Perfetto, dopodiché in tutte le aziende, dai 2 a non importa quanti dipendenti, è possibile fare il controllo a campione. Questa è la strategia che noi consigliamo quando si ha a che fare con un datore di lavoro o si è un datore di lavoro che non ha intenzione di vessare i propri lavoratori. Controllo a campione vuol dire il datore di lavoro assegna a Tizio, oppure lo fa lui di persona se l'azienda è piccola, il compito di controllare i Green Pass, li controlla realmente, ma li controlla solo alle persone che sa che lo hanno, e poi redige un piccolo diario in cui dice: oggi sono stati controllate tot persone, tutte con il Green Pass, data per data, e noi vi abbiamo anche messo questo documento scaricabile insieme ai vademecum che vi prego di leggere perché riassumono tutte queste cose. Questa è la strategia per le aziende in cui c'è la volontà di collaborare. Nelle aziende in cui non c'è la volontà di collaborare, noi vi abbiamo suggerito: A, se ce l'avete potete prendervi aspettative, vacanze e tutto quello che avete a disposizione per lasciarli soli a rimuginare su questo fatto e creare già così delle difficoltà. B, mandate la lettera di messa a disposizione del proprio lavoro al datore di lavoro, che servirà in futuro se ci sarà da ricorrere per far valere i propri diritti. Quindi mandate la lettera in cui chiedete che sia il datore di lavoro a pagare i tamponi. E qui in tanti ci hanno detto: ma noi siamo contro i tamponi. Ma sì, anche noi siamo contro i tamponi, non è che vi stiamo dicendo fateveli pagare e siamo tutti felici. È semplicemente che se un'azienda, i tamponi costano 200 euro al mese alla fine a un'azienda, se lo fanno già 5 dipendenti, l'azienda sta pagando 1000 euro al mese in più, è una cosa ulteriore per far scendere l'azienda a più miti consigli. L'altra cosa nelle aziende molto grandi che consigliamo è di creare delle associazioni, e vi mettiamo a disposizione il modello su cui creare delle associazioni. Non scendo nel dettaglio perché ne abbiamo parlato proprio nell'ultimo video. Queste sono le strategie che vi consigliamo di seguire. Vuole aggiungere qualcosa, avvocato? E aggiungo quella raccomandazione che abbiamo fatto tante volte e che faccio ancora. Noi purtroppo stiamo combattendo contro un sistema malevolo. Le persone che si trovano al governo sono persone che hanno come fine il nostro male, la distruzione del tessuto economico produttivo italiano, la distruzione del lavoro, e l'abbiamo visto per ormai quasi 2 anni, quindi non c'è nessun dubbio che questa sia la realtà. Quindi la raccomandazione che faccio a tutti è quella, per quanto possibile, di uscire dal sistema, non utilizzare sistemi pubblici, non utilizzare gli ospedali, non utilizzare nemmeno il medico di base per farsi prescrivere le medicine, se possibile. Chiaro, chi veramente ha difficoltà economiche non potrà farne a meno, però cerchiamo di uscire da questa mentalità purtroppo molto consolidata, vogliamo chiamarla di tipo assistenziale, cioè l'idea di appoggiarsi alla Repubblica Italiana per ottenere una serie di cose. Dalla Repubblica Italiana non riusciremo ad ottenere altro che danni o, come abbiamo visto durante la manifestazione di sabato, manganellate. Questo è quello che ci aspetta. Quindi cerchiamo di uscire dal sistema, perché è l'unico modo per farlo crollare il sistema. Per esempio, un'astensione di massa dei lavoratori dal lavoro perché non hanno il Green Pass sarebbe la strada da seguire. L'esempio davvero bello che ho visto in questi giorni è quello dei lavoratori portuali di Trieste, che hanno detto: se non entrano quelli senza Green Pass, non entra nessuno che ce l'abbiano o no il Green Pass. I lavoratori hanno un grande potere, perché hanno il potere di mettere in ginocchio il sistema produttivo per qualche tempo. E attenzione, mettere in ginocchio il sistema produttivo significa che non arrivano più tasse ai criminali che ci governano, e questi, senza i nostri soldi, finiscono nel giro di pochissimo tempo. Quindi l'astensione dal lavoro è anche
una forma legittima, perché è prevista dalla legge, di sciopero fiscale. Io non sono obbligato ad andare a lavorare, non ho il Green Pass, non vado a lavorare e ho diritto alla conservazione del posto di lavoro, quindi non è che mi possano licenziare se non vado a lavorare. È una mia legittima scelta, perché la legge ha avuto il pudore evidentemente di non inserirsi in modo proprio così pesante sul diritto di autodeterminazione sanitaria. Uno può legittimamente scegliere di non fare né il tampone né il vaccino e non va a lavorare. Se questo lo facessero tutti, come io inviterei caldamente tutti i dipendenti a fare, pubblici, privati, qualunque dipendente, questo significherebbe il blocco totale di tutto quello che sta accadendo in Italia a livello produttivo e significherebbe il blocco totale del flusso di denaro che viene dalle nostre tasse, e quindi si ferma qualunque cosa ed è l'unico modo per far cadere questi farabutti. È vero che il momento è veramente brutto, come abbiamo visto dalle cose che ci ha spiegato l'avvocato sull'ultimo decreto, ma è anche vero che loro hanno paura, nel senso che quando è uscito il decreto 127 dell'obbligo del pass sul posto di lavoro, loro si aspettavano che tutta la gente come mandrie di pecore corresse a vaccinarsi, a fare il Green Pass, e invece si stanno trovando davanti persone che non lo fanno, persone che gli dicono di no. E ora il giochino comincia già a creparsi, a entrare un po' in crisi, e lo vedete in cui ci sono anche i presidenti di Regione Rambo che ora però ritrattano, dicono beh vediamo, però magari troviamo un compromesso con Findustria che dice rimandiamolo un po'. Vuol dire che le cose non funzionano, vuol dire che il fare resistenza a questa cosa sta dando i suoi frutti. Quindi se il momento è veramente brutto, però dimostra anche che loro hanno paura e che noi abbiamo una grande forza. Detto questo, io vi invito come sempre a iscrivervi al canale Telegram, è dove possiamo seguire un po' più facilmente i vostri commenti, dove via via rispondiamo quanto possibile o comunque ce li segniamo per rispondere in video futuri, dove l'avvocato mette video molto rapidi per commenti flash.